Le tipicità dei vari territori si possono riconoscere soprattutto grazie alle sagre. A Battifolle c'è una sagra storica, è quella del maccherone. Siamo con Remo che sta preparando il sugo. Come inizio bisogna preparare le verdure, scialdellare per bene le verdure, dopo passare subito alla la carne. Con la carne va fatto girare, va fatto rosolire, e in ultimo e il pomodoro fatto, e dopo si fa bollire un po' di tempo e i maccheroni sono pronti. Questo era il sugo per il maccherone. Ma adesso andiamo a vedere i maccheroni e capiamo meglio come si svolge questa sagra. Ci siamo spostati nella zona dove si creano i maccheroni fatti a mano, una sala piena di signore come una volta, con quello che è uno strumento antico, il mattarello. Ottavia, cosa succede in questa sala? Cosa stai facendo? Beh, io sto tirando la sfoglia, la sto tirando per farla fine, ecco, si porta appunto così. Da qui al maccherone finito quanto? No, ora senti, si mette ad asciugare, quando si asciutta si raddoppiano e si tagliano. Abbiamo visto il cuore di questa sagra storica a Battifolle, ma anche per tutta Arezzo. Come si svolge la sagra del maccherone? Grande tradizione qui, ma anche di maestranze. Oltre la quarantesima, oltre 42 mi sembra di preciso, che queste sono tutte le regine della sagra, perché senza di loro non riusciremmo a fare il prodotto tipico che viene gustato, degustato nella sagra. Dobbiamo dire grazie a queste signore pure. Sì. Poi ci sono insieme a maccheroni, ci sono altri prodotti tipici come la nana in porchetta, la famosa nana insomma in porchetta. Iniziamo il 30, insomma giovedì 30, da giovedì fino alla domenica pomeriggio, poi ripartiamo la settimana dopo, da giovedì sempre con la stessa, i prodotti tipici, la gente viene per assaggiare il nostro maccherone, insomma noi vediamo il prodotto è quello che va più, ecco, diciamo. Tanti anni ma anche tanti volontari, solo in questa sala ne vediamo più di 10. Tutti, se le dico che alla fine è sui 100 volontari, perché noi in cucina insomma siamo 2 o 3 ore, ma dopo durante lo svolgimento della sagra una ventina di persone, poi tutti i giovani, che questo dobbiamo ringraziare, perché i giovani di Battifolle ci danno una grossa mano a servire come camerieri, insomma meno male che abbiamo trovato un po' di gioventù per sostituire, per darci mano, ecco, diciamo, questo sì, insomma su oltre 100, una giornata di sagra sulle 100 persone quasi, diciamo, impegnate, diciamo.